Come filmmaker ho sempre cercato di dare ai miei lavori un aspetto cinematografico. Tutto questo richiede tempo ed edizione, ma a volte non c'è tempo o non ci sono risorse per ricreare in maniera rapida quella sensazione morbida, calda e viva, tipica della pellicola cinematografica. Per i miei lavori ho sempre utilizzato Adobe Premiere Pro CC o After Effects CC. Mi hanno permesso sempre di ottenere ottimi risultati nelle situazioni più difficili, anche elaborando riprese effettuate con dispositivi non propriamente professionali. Filmare con la pellicola è tutt'altra cosa. Prevede diversi passaggi e caratteristiche che non possono essere trascurate, come la stampa, che rappresenta l'ultima fase tecnica della produzione cinematografica analogica. Pochi giorni fa mi hanno proposto di provare The Hunter Pro, un plugin pensato per Premiere After Effects, ma anche per DaVinci Resolve, che fornisce un ricco set di strumenti per la simulazione di film realistici e di alta qualità. The Hunter Pro non è un insieme di LUT, quindi preset, look, eccetera, ma uno strumento di simulazione cinematografica molto più avanzato. Ma di che si tratta? The Hunter è una suite di plugin per la gradazione del colore per emulare l'aspetto, la sensazione e i difetti del film analogico con le tue riprese video digitali. In questo video analizzeremo le principali funzionalità di The Hunter, i controlli e i principali effetti come Film Grain, Bloom e Halation. Vediamo come funziona. E quindi mettiamoci subito al lavoro per scoprire se e quanto questo plugin è efficace. A prescindere se stai utilizzando Premiere Pro o After Effects, dopo aver inserito l'effetto di emulazione sulla clip desiderata, possiamo subito notare che l'interfaccia del plugin The Hunter rappresenta una struttura che dispone già in sequenza le principali fasi del flusso di lavoro del colorista: il processo di emulazione della pellicola cinematografica, l'emulazione del processo di stampa e l'emulazione degli effetti tipici della pellicola e delle ottiche cinematografiche. Normalmente il plugin The Hunter dovrebbe essere applicato come ultimo step della regolazione del colore, quella che viene detta la gradazione del colore, che avviene dopo la fase della correzione primaria del colore, ad esempio utilizzando Lumetri Color in Premiere Pro o After Effects. Il primo passaggio da compiere per quanto riguarda l'emulazione della pellicola cinematografica è quello di impostare la sorgente di input. La produzione professionale si basa nella maggior parte dei casi su riprese effettuate con diversi tipi di profili log. Qui, ad esempio, una clip girata con il DJI Mavic 2 Pro con un profilo colore di log a 10 bit. Questi profili detti flat, piatti, offrono una gamma dinamica più ampia e una maggiore flessibilità nella post-elaborazione, ma richiedono un'interpretazione che possa trasformare il profilo log in profilo Rec 709. Selezionando qui nella casella Source, sorgente, Choose Camera, quindi scegli fotocamera, possiamo trasformare la sorgente di input inserendo il profilo colore della fotocamera in The Hunter. Qui sono presenti molti brand come Canon, Fuji, Blackmagic, Panasonic e, come nel nostro caso, anche DJI, eccolo qui, DJI Mavic 2 Pro D-Log. E per ciascuna sorgente è possibile compensare l'esposizione, la temperatura, la tinta ed è possibile eliminare eventuali aberrazioni cromatiche. Per il momento non ci soffermeremo ad analizzare ogni singolo parametro, ma se ti interessa l'argomento dedicherò dei video dedicati a questo argomento sul mio canale YouTube. Per il momento lasciamo tutto così com'è. Nella timeline di Premiere ho anche inserito alcune clip girate con un normale spazio colore Rec 709, ovvero lo standard per i contenuti ad alta definizione. Per queste clip possiamo lasciare l'opzione di default 709 in quanto già dispongono di un profilo colore normale, quindi non necessitano di una trasformazione. A seguire troviamo la sezione dedicata ai diversi tipi di profili pellicola, qui in film, che rappresentano il cuore e l'anima di The Hunter. Ogni pellicola è accuratamente campionata con tutte le sue caratteristiche. Il team di The Hunter, con oltre 30 anni di esperienza cinematografica alle spalle, si è impegnato in questi ultimi anni a progettare uno strumento completo ed esaustivo per l'emulazione cinematografica, che ricrea tutte le caratteristiche principali della pellicola.
Da qui possiamo semplicemente scorrere e provare i profili di pellicola nell'elenco fino a ottenere i risultati più interessanti e desiderati. Al momento The Answer è forse l'unico prodotto software che ha tutti e quattro i moderni profili di pellicola cinematografica negativa a colori. Infatti qui sono presenti Kodak Vision 3 50D e 250D, la D sta per Daylight, ovvero luce diurna, con una temperatura di 5500 gradi Kelvin, e Kodak Vision 3 200T e 500T, dove la T sta per tungsteno e quindi pensato per luce artificiale con una temperatura di 3200K, quindi gradi Kelvin. Kodak Vision 50D è adatto per situazioni con un contrasto relativamente elevato, tipiche di una scena sotto la luce diretta del sole, in cui gli oggetti sono molto illuminati e le ombre sono, come dire, profonde. Pertanto la pellicola e quindi il profilo corrispondente in The Answer ha un contrasto relativamente basso per evitare il clipping nelle ombre e nelle alte luci. Kodak Vision 3 250D è una pellicola per riprese diurne con tempo nuvoloso o all'ombra, poiché queste condizioni di illuminazione producono un contrasto estremamente basso, la 250D è una pellicola molto contrastata. Kodak Vision 3 200T è una pellicola per una configurazione da studio con una potente luce al tungsteno e quindi giallastra. Molte fonti di luce intensa creano una scena ad alto contrasto, quindi in risposta la 200T è una pellicola a basso contrasto, come abbiamo visto essere la 50D per la luce diurna. Questa pellicola è anche adatta per situazioni in condizione di scarsa luce solare, più vicine all'alba o al tramonto, quando la temperatura della luce si sposta verso colori più caldi. E infine la Kodak Vision 3 500T è una pellicola per riprese notturne sotto i lampioni o in zone poco illuminate. Le scene con tale illuminazione sono caratterizzate da un contrasto estremamente elevato, quindi 500T è una pellicola a basso contrasto che compensa queste condizioni di illuminazione. Per ciascuno di questi profili esistono tre diverse esposizioni campionate che possiamo impostare tramite il push and pull, che controlla i valori di esposizione da meno 2 stop a più 2 stop, consentendo un maggior controllo sulle luci e sulle ombre e quindi sul contrasto. In The Answer il contrasto complessivo dell'immagine è gestito tramite i due moduli principali Expand, Espandi e Print Stampa. Per concludere quindi il processo base di emulazione della pellicola cinematografica, ho trovato molto utile Expand Espandi, che consente di eseguire la correzione dei punti di bianco e nero in modo tale che le informazioni nelle ombre e nelle luci vengano compresse direttamente dal profilo stesso senza modificare le informazioni originali del colore. Aiutandoci con Face Color, IRE 16 zone, che rappresenta diversi valori di luminanza per zone di colore distinte, possiamo avere una visione chiara dei livelli di esposizione e regolare, di conseguenza, i punti di bianco o di nero. Insomma, ecco qui, vedi, come regolandoci possiamo andare a agire con più precisione sui bianchi e sui neri. Ecco qua, disabilitiamo IRE e questo è il risultato. A questo punto possiamo passare alla sezione dedicata alla stampa su pellicola, che è l'ultima fase tecnica della produzione cinematografica analogica. Al di là del significato tecnico, qualsiasi supporto di stampa ha la propria tinta, latitudine della foto e curva di contrasto che lo rendono un utile strumento creativo. L'emulazione di stampa di Kodak 2383, ad esempio, viene spesso utilizzata come ultima fase dell'elaborazione durante il flusso di lavoro della correzione del colore digitale. Come vedi, utilizzando solo dei controlli principali base possiamo già ottenere dei risultati interessanti. Di solito durante questa fase l'immagine ha già un aspetto più o meno tecnicamente rifinito. A questo punto possiamo manipolare in maniera creativa l'esposizione, il contrasto o altri parametri come Film Developer, che consente di personalizzare il processo di sviluppo a seconda del materiale sorgente, delle condizioni di ripresa e delle attività creative. O Film Compression, utile per emulare la gamma tonale compressa, simile a quella della pellicola. Oppure Color Health, che
si trova qui, che è uno strumento che usa lo stesso principio dei dispositivi di stampa di pellicole ottiche, ovvero cambiare il colore della luce utilizzata per l'esposizione di stampa. Siamo arrivati all'ultima fase del flusso di lavoro di The Hunter, ovvero quella dedicata all'emulazione degli effetti tipici della pellicola e delle ottiche cinematografiche. Thin Grain, che si trova qui, genera l'effetto della grana su pellicola, e i produttori di The Hunter hanno creato qualcosa che non fosse solo il risultato di una sovrapposizione di immagini. Come vedi, ci sono molti controlli utili a fondere e integrare l'effetto con l'immagine. Aliation è l'effetto dell'emulsione della pellicola visibile, come gli aloni rosso-arancio locali che si creano ad esempio attorno alle fonti di luce intensa o ai bordi contrastanti. Bloom emula l'effetto combinato della dispersione della luce sui confini delle aree contrastanti dell'immagine, che ha origine nel sistema ottico e viene poi amplificato negli strati di emulsione. Una volta ottenuto il richiamo al sapore della pellicola cinematografica e aggiunto qualche ritocco in più, possiamo ancora aggiungere altri effetti, come ad esempio vignette, ovvero la vignettatura. La vignettatura è generalmente considerata un difetto. Copiando quindi un difetto, copiamo di conseguenza anche una proprietà tipica di alcune ottiche. Tuttavia la vignettatura è anche uno strumento creativo che consente una migliore messa a fuoco su un soggetto e aggiunge ulteriore profondità. Thin Breeze rappresenta, come dire, il respiro della pellicola e influisce notevolmente sull'esperienza degli spettatori in termini di sensazione analogica. L'effetto respiro della pellicola è un cambiamento accidentale di esposizione, contrasto e colore da fotogramma a fotogramma mentre la pellicola si muove. Gate Wave, che troviamo qui subito a seguire, sta per l'oscillazione meccanica di una striscia di pellicola mentre viene tirata nella cinepresa, o il proiettore o il dispositivo di codifica video. Spesso questo effetto viene simulato intenzionalmente per dare vita a un cinema digitale. Diciamo che deve essere quasi impercettibile per essere percepito a livello inconscio, ma puoi anche utilizzarlo per creare un effetto terremoto. Siamo giunti alle conclusioni generali di questa panoramica generale e posso dire che The Hunter è un ottimo plugin. Fa il suo lavoro in quanto consente di ottenere in maniera semplice e veloce un risultato difficilmente raggiungibile con strumenti interni del software di editing. Soprattutto per chi non ha esperienza di gradazione del colore, penso sia uno strumento importante per dare ai propri video un effetto che emuli la pellicola cinematografica. Un aspetto molto importante da considerare è che abbiamo lavorato secondo i principi analogici, senza distruggere i rapporti cromatici originali della clip durante la sua interpretazione. Si avverte, si sente che questi strumenti sono stati progettati da professionisti del settore che sono riusciti con passione a trasmettere al mondo digitale il processo di sviluppo e stampa su pellicola. Per quanto riguarda il costo, non è economico, ma credo che per gli strumenti che offre il rapporto qualità-prezzo sia buono. The Hunter è disponibile per Premiere Pro, DaVinci Resolve, After Effects, Final Cut per quanto riguarda il settore video, e per quanto riguarda il settore fotografico è disponibile per Photoshop, Lightroom, Capture One e Affinity Photo. Inoltre è anche disponibile una versione mobile per gli utenti iOS. Se vuoi quindi dare un look cinematografico alle tue produzioni video e pensi che The Hunter faccia il caso tuo, ti ricordo che qui in descrizione puoi trovare un link che ti consente di acquistare il prodotto con il 10% di sconto. E se invece vuoi ricevere altri video come questo, oppure dei tutorial di approfondimento sui vari strumenti disponibili in The Hunter, sottoscrivi il canale per restare sempre aggiornato. Grazie per l'attenzione e ti aspetto al prossimo video.